Io mi devo sfogare, io mi devo sfogare, ragazzi, non so neanche ormai come iniziare questo video. Ragazzi, l'Inter pareggia 1-1, terzo pareggio di fila in campionato, terzo pareggio di fila in campionato con Lecce, Cagliari. Atalanta. A parte che ragazzi è stata una partita dove ce la siamo cercata, ce la siamo cercata. Io fin dall'inizio, fin dal fischio d'inizio comunque avevo un brutto presentimento, sapevo che l'avremmo sofferta questa partita, che sarebbe successo qualcosa. Non so da chi andare a prendermela, perché se devo parlare di arbitraggio, ragazzi, oggi è stato scandaloso. Un arbitro che dà 4 minuti di recupero alla fine e che fa giocare solo 30 secondi senza dare recupero, come prima cosa. E come seconda cosa, ragazzi, quel rosso dato a Lautaro è anche causato da un fallo che non c'era. Momento di tensione. Lautaro va faccia a faccia con l'arbitro, ragazzi, ci può stare, perché comunque il giocatore in quel momento è incazzato nero. O comunque io da tifoso interista sono arrabbiato come un animale. Sono arrabbiato come un animale perché non puoi dare una punizione per il Cagliari. E ragazzi, non era il primo fallo che l'arbitro fischiava a favore del Cagliari. Cioè, non so se ragazzi cosa. Che cazzo stava guardando l'arbitro oggi, ragazzi? Un arbitraggio scandaloso. Un arbitraggio scandaloso. Le occasioni nitide nel secondo tempo che ci siamo mangiati più volte, più volte, più volte, più volte. Barella, tu mi hai rotto il cazzo. Barella, ogni partita è giallo. Barella, ogni partita è giallo. Ogni partita è giallo. Ma non fatelo più giocare, sto ragazzo. Non fatelo più giocare, sto ragazzo. A cosa ci serve Barella? A cosa ci serve? Poi per non parlare di Lautaro Martinez, che a parte il gol oggi. Immobile. Immobile. Lukaku, ragazzi. Grande partita. Forse uno dei migliori in campo, insieme a Bastoni. Debutto di Ashley Young con la maglia dell'Inter, molto positivo ragazzi. Nonostante il risultato, Ashley Young oggi mi è piaciuto tanto, ha fatto una bella partita. Ha recuperato tanti palloni persi, ha recuperato tanti palloni da parte nostra. E ragazzi, proviamo almeno a non demoralizzarci, ma ad essere incazzati ci sta oggi, ragazzi. Oggi è stato un arbitraggio scandalosissimo. Oggi l'arbitraggio è stato brutto, 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 brutto. Questo arbitro ci ha tolto tanto, ci ha tolto tanto. Aspettando il risultato di Napoli-Juve, ragazzi. In questo momento siamo a meno 3. Stasera se la Juve vince va più 6 da noi. Occhio alla Lazio nel derby, ma fa schifo, fa schifo, fa schifo sta giornata. Non so più ne. Non so come identificarvi questa partita, ragazzi. Comunque si vede che in questo momento da parte dei giocatori dell'Inter c'è un calo. C'è un calo, ragazzi. C'è pressione addosso, c'è stanchezza e ci può stare, ci può stare, ci può stare. Io resto sempre però, ragazzi, sicuro del fatto che ce
ce la lotteremo fino alla fine con la Juventus. Anche se la Juve stasera dovesse vincere, dovrebbe andare a più 6. Cambia qualcosa, cambia tanto, perché più 6 è tanto. Meno 6, scusate, è tanto dalla Juve. Però faremo di tutto. Di tutto. Perché quest'anno ci dobbiamo credere. Perché quest'anno siamo lì. Ragazzi, abbiamo perso solo una partita, come ha detto Antonio Conte in conferenza stampa, prepartita di Inter-Cagliari. Perdere solo una partita è pochissimo. Ragazzi, e fidatevi di me, partite come queste, nelle annate delle stagioni scorse, partite come queste, le perdavamo, non riuscivamo neanche a portarci un punto a casa, le perdavamo, e invece no. Tira e rigira, sono 3 partite e 3 punti, sono 3 partite e 3 punti, meglio di niente ragazzi, meglio che niente. Io più di così, ragazzi, non posso chiedere all'Inter, perché riconosco la rosa dell'Inter e riconosco la rosa della Juve. Non voglio fare il lamentone, il piagnone. Riconosco il momento di stanchezza dei giocatori dell'Inter. E ci può stare. E ci può stare. Ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate tanti like, mi raccomando. Commentate, condividete il video. Un bacio a tutti ragazzi, nella gioia e nel dolore. Io all'Inter ho giurato sempre e comunque amore. Amala, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ciao.